diciamolo, è molto semplice. A me della palestra mi spaventa l'allenatore. Io sono andato, il coach, io sono andato in palestra, arrivo lì e mi dicono: guarda lì, adesso metti lì che arriva il coach a fare la lezione. Metto lì in parte e arrivano i due allenatori. Guarda, arrivano i due allenatori, guardo meglio, è uno solo. Cammino. E dispensa rapidi consigli a tutti che sembrano cogliere come oro colato, del tipo: vai meglio, tutto a posto. Guarda che ho detto, meno, questo deve far male qua. Sono a posto, in piedi. È tutto un dialetto delle palestre. Io so contare al massimo fino a 5, ossia fino a 5. Questo è il massimo che so fare. E questi allenatori delle palestre hanno due modi: un modo per allenare gli uomini e uno le donne. Gli uomini li allenano così: oh, dai, tira su, va che sei storto. C'è chi lo chiama bullismo, ha ragione. Le donne invece allenano in questo modo qua. Le donne sono lì che sollevano suonare un peso, lui arriva dietro. La donna è lì che arriva dietro e fa: oh, dai, ti aiuto, tranquillo. No, ti aiuto, dai. Oh, 3 kg sono pesanti, deve essere supporto. Allora, dai. Allora, questo qua, la mano te la metto qua, che così solliamo. E questo qua invece te lo... Vedi che solleva. Serve tutto i punti d'appoggio, servono. Vai, solleva tu, tieni il peso, tieni tu, tengo queste qua, vai, ora, vai su in trazione, lascia il peso, vai su, tieni. Ora, non so se avete presente gli allenatori di Serie A, come allenano le squadre di Serie A. Loro si mettono a bordo panchina e fanno questo. Quando apro il frigo e prendo una bottiglia di acqua, latte o una bibita, se dopo averla sollevata, dato un'occhiata al contenuto e agitata, constato che la bottiglia è vuota, al posto di buttarla io la rimetto in frigo. Chi sono io per decidere se è vuota o meno? E se si trova bene in frigo, come faccio a rimetto lì? Non mi ricordo i nomi delle persone. Praticamente quando vado a presentarmi, io tendo la mano, dico il mio nome nell'esatto istante in cui l'altra persona dice il suo, perciò l'informazione non arriva. E per il resto del tempo cerco di mascherare questa mia mancanza chiamando l'altra persona: caro, carissimo, grande. E talvolta uso anche la parola bomber. Immagino Dante che in al di là dice: ma come genio, io ho fatto l'opera più bella del mondo. Nella mia testa Dante ha la voce di Benigni. È un mio problema, forse non solo mio, non lo so. Io me lo immagino Dante nell'aldilà, che sta tutta l'eternità a fare: Beatrice, fammela vedere la topa, la cosa più bella del mondo, proprio veramente. Ma è un mio problema e lo sistemerò io. TikTok invece accade una cosa particolare. Su TikTok accade una cosa particolare.
Un applauso chi non conosce, non sa cos'è, usa poco TikTok. Ok, so. La cosa che sto per dire è per voi, eh? È per voi. Non vi sto escludendo. Allora, TikTok è un social, tipo Instagram, Facebook. Social giovane, veloce, contenuti veloci, brevi. Perché sono veloci? Perché chi la usa non ha tempo da perdere, ok? Ragazzini di 11, 12 anni, robe da fare, oh! Cose veloci, veloci. TikTok è incredibile. Tu puoi non puoi neanche scegliere che video vedere. Puoi solo scrollare, così. Tu puoi vedere una balena che fa la capriola sull'oceano, una cosa bellissima. Scrolli e vedi uno che schiaccia dei brufoli in India. Una roba tipo... Dei brufoli talmente grossi che escono altri indiani, così... Non so neanche se è una canzone indiana, ma fa niente. È incredibile. E su TikTok cosa accade? Accade che se il video non piace... I commenti non sono così, non sono... No, veloci. Video non piace, i commenti sono così. Boh. Bah. Vabbè. Ma si ride quando? Boh. Sono 2 giorni che non rido, con oggi 3. È 3 giorni che non ride, è 11 anni. Fai le cose che non sai fare per imparare come farle. Questo vale se non sei un chirurgo. Il chirurgo ha il cervello, non è che dice ma non so come si opera questo cervello, impariamo come fa. No, lì devi avere già un cuoco. Non è che dice ah il pollo andrà cotto tutto, ma sì proviamolo al sangue, impariamo come fa. No. Quindi una cosa, un insegnamento interno, cioè tu sperimenta, no? Internamente, però ad esempio al colloquio di lavoro non dirlo subito, non è che arrivi e dici guarda io uso Office e poi faccio le cose che non so fare per imparare come farle, le faccio fuori da questa azienda, grazie. No, questo è un insegnamento interno tuo. Poi questa cosa l'ha detta Picasso tanto tempo fa, e lui faceva tutte le mucche store, le faceva le robe. Perché tutti gli insegnamenti del passato valgono oggi? Che poi un chirurgo la fa e poi la gente muore. Non hai bisogno di vedere l'intera scalinata, ma inizia a salire dal primo gradino. Però prima chiedi, controlla che sia la scalinata giusta. Dici, scusi, io devo andare... È la scalinata giusta? Sì, grazie. Chiedi anche a un'altra persona, scusi, sa, quello mi ha detto che è la scalinata... Io vado, è giù, sicuri? Sicuro, non è che... Se no fai 3000 gradini, arrivi alla fine e dici... No, maledetto me! Quindi mi raccomando, inizia a salire al primo gradino, però prima chiedi, non maledire te stesso, chiedi, controlla, ok? Non che poi fai e arrivi e dici va bene? Mi raccomando, bene. Allora io salgo, è appurato, eh? Salve, bene. C'è un ascensore? Gradini, va bene. La regina è morta e la cosa è che questa donna, nel senso, scusate, ha attraversato le robe, ha fatto la guerra, ce l'ho appuntato perché non so niente di storia, ha vissuto la guerra del Golfo, la crisi di Suez, la Brexit, il Covid, con una plomb, una classe, una roba. Carlo, il re Carlo doveva firmare un documento, ha sbagliato data, ha sporcato il foglio d'inchiostro e ha detto alla penna: non lo sopporto sta cosa, fa ogni volta così. Cioè, come reagisce alla crisi energetica? Esattamente. Sti cazzo di russi, mi hanno rotto le palle. Camilla, fai qualcosa. Cioè, cosa potrà darci? Non lo so. Anche delle polemiche. Insomma, polemiche molto carine. Io, una che preferisco è quella sul Jova Beach Party. So, ti hai seguito Jovanotti che va nelle spiagge con 80 milioni di persone e dicono ma guarda che forse un po' rovina le spiagge. Io ho detto vabbè, oh, le rovinerà, mi informo, vado a vedere gli articoli. Ma cazzo, negli articoli non è che proprio è chiaro che dice sì, rovina, cioè non è chiaro, cioè, sembra che non rovini le spiagge, non si capisce. E io ho detto ma però perché sta polemica? Perché secondo me qualcuno Jovanotti sta sulle palle. A me sta sulle palle Jovanotti, non come persona, persona artisticamente sta un po' sulle palle. Mi sta sulle palle, vi spiego, il suo stucchevole ottimismo. Cioè lui ha problemi con di relazione, scrive una canzone che fa e ritorno da te senza niente, con un raggio di sole.
Si sente solo, ma lo so che non sono solo anche quando sono. Piove, piove, senti come piove. Ma... cioè, se si rompe un braccio, è capace di fare. Mi sono rotto un braccio, ma ne è rimasto un altro. Amica! Io prima di questo facevo l'animatore di feste di compleanno per bambini. Io facevo giocare i bambini alle feste di compleanno vestito o da gnomo o da supereroe. Dipende da quanto ero disposto a farmi insultare da quei piccoli bastardi che io non ce l'ho con i bambini, non ce l'ho con i bambini, no, io ce l'ho con tutta la famiglia, tutta intera. Da quando mi chiamavano le mamme per fissare la festa, mi chiamavano, ciao, senti, ciao, pronto, ciao, o ciao, pronto, non è che, cioè, sei quello delle feste? Sì, sì, sono Babbo Natale, signor, sono... sì. Ascolta, tu per le feste cosa proponi? Non è che sono un cracco, che propongo. O lo spettacolo e i giochi. Ok, ok, ma lo spettacolo è divertente? No, due palle, signora, guardi. Che quel cazzo devo fare? Fuggiamoci i bambini? No, no. No, no, è assolutamente una cosa... No, sì, divertente. Ma nei giochi i bambini vengono coinvolti? Chi li caga? Io arrivo, tiro due calci in culo, festeggiato, gioco al solitario, così. Ho capito. No, sì, giochi, certo. Ma che temi avete per la festa? Che temi avete? Che temi avete? Beh, guerre puniche, è il primo e il più venduto. Seconda guerra mondiale, Covid. Adesso abbiamo questi... No, signora. O gnomi o supereroi. Cosa? Niente, perché volevo farla a tema pirati. E allora si attacca al cazzo, signora. Se grappi molto a fare le cose. Tema arrampicata dove? Sui miei coglioni. Questa signora era... Questo è il tema. Così un po' ansiose. Mamme, anche a casa. Perché sei così? Un po' ansiose. Perché? Io lo so perché. Io lo so. Perché non potete contare sui papà. I papà della festa di compleanno e in generale della vita del figlio, della figlia, non sanno niente. Nulla. La posizione tipica del papà durante la festa di compleanno, in generale durante anche la vita, è questa qua. Non sanno niente. Quanti anni compie suo figlio? Alla fine ha partorito, io non... Come si chiama? Come si chiama il festeggiato? Guarda che ci parlo poco, quindi non... Sono fortissimo. Loro arrivano a metà festa, ubriachi. Vedono a te, 30 anni, vestito da gnomo. Ti vedono. Arrivano, hanno il coraggio di dirti, tu hai 30 anni, vestito da gnomo. Arrivano, ubriachi, ti dicono questa cosa qua. Oh, certo che per te è una passione. Minchia, certo. Ma le famiglie italiane, noi. Io ho fatto la festa per una famiglia russa. Mamma russa arriva. Correggo, arriva questa donna russa, mi ricordo i tipici tratti russi, no? Camminata, gli zigomi, guarda, una gran figa, arriva. Mentre camminava, mi adesso sentivo. I neuroni come il pubblico di Ciao Darwin, così. Arriva col figlio Igor, 8 anni, 1,80 m, e arriva e lei controlla il figlio solo con la coda dell'occhio, così. Va bene, voi fate spettacolo e fate giochi, perfetto. E che cosa è che... E il figlio così. Con la gocciolina di sudore. Il figlio tocca dentro una roba, fa un rumorino e lei così. Quindi fate vestite di gnomi, perfetto. E torta, porto io. Musica, portate voi. Bene. E che cosa... Igor! Minchia, il figlio scatta così. Ma un rumorino, ma ne ha, non se l'ha sentito. Anch'io, Igor. Mamma italiana arriva così. Cosa c'è? Già stanca. Cosa c'è? Ciao, scuola delle feste. Ok, un attimo, presento mio figlio. Matteo, ascolta.
L'ha perso, certo. Matteo, scusate, mio figlio, quando lui arriva, lui... Matteo! Che cazzo è Dumbo, signora? Che cosa... Matteo! Eccolo qua. Matteo, adesso, ciao. Adesso la mamma parla col signore. Matteo ha 21 anni, eh? E qui... Ah, comprare importante. Adesso la mamma parla col signore della fede. Allora, voi che cosa è che fate di... Matteo, vieni qua che sto parlando. Cosa fate voi della... Matteo, vieni qua che sto parlando. Vieni, cosa è che fate voi? Matteo! Scusa che mio figlio, quando lui... Matteo, vieni... Guarda che se non vieni qua, lo dico a tuo padre, eh. Che paura! Vediamo la slide del papà di Matteo. Ah, Matteo è un bel nome, non l'ho mai visto. Matteo, scendi. Io non so cosa fare. Signora, un corso di russo può aiutare, secondo me.